Perché non mettiamo qualche sottofondo di musica sarda? No, aspetta, Si stai riprendendo? no, sto riprendendo te. Allora siamo con Claudio Farris, Claudio Farris, e tu fai pizzaiolo. ideatore, sì, pizzaiolo, ho Da sempre fatto quanto il tempo? pizzaiolo. Da quando avevo 15 anni, ho iniziato la mia gavetta un po' qua, un po' là, un po' all'estero, un E all'estero po' in dove sei costa. stato? All'estero un po' da tutte le parti, un po' a Parigi, sono stato a Los Angeles. Abbiamo lavorato con la Giga Hotel circa 25 anni fa, quando era Giga Hotel. E poi ho fatto un po' di stagione. Sai, la vita del pizzaiolo è un po' la vita da girovago, da zingaro. E poi abbiamo cercato di nidificare, prima nel mio paese, a Lodè, però non c'era, essendo un paese dell'interno, non c'era, non vedevo. Una volta conosciuto mia moglie, dovevamo pensare ai bimbi. Per i bimbi non c'è futuro nei nostri paesi, anche se ce l'ho nel cuore il mio paese, però i paesi dell'interno sono più. Quindi abbiamo cercato un po' di andare avanti in un paese un po' più grande, un paesotto, anche se non è una grande città, però il viaggio ti offre di più. E all'estero quanto tempo sei stato? All'estero ho fatto tutta la mia vita, fino a 33 anni, un po' qua, un po' là, 3 mesi di qua, 3 mesi di là, sono stato in Belgio, in Olanda, ad Amburgo. Dove sei stato meglio di tutti? Tutto il mondo è paese, da tutte le parti. Il posto in cui in Sardegna, in Lodè possibilmente, però non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Purtroppo a noi manca il lavoro, manca Chi te l'ha insegnato il mestiere? il mestiere, un po' la vita. Ho iniziato da piccolo con Gio Pizza, vedi che si conoscono anche Gesuino. Da piccolo avevo 13 anni, 14 anni, io ero a Zeracu, nei Monti di Lula, mio babbo pensionato della miniera. Dal Belgio, ex pastore, quando è rientrato al posto di prendersi la pensione ha avuto la macabra idea di comprarsi 50 pecore, che li vinti entrare nei cussi, no? E io ero sempre al monte, alla fine ero il ribelle di casa. Siccome avendo un fratello in Belgio, io sono nato e cresciuto in Belgio fino all'età di 6 anni, nel 72 mio babbo sono tornati dopo la pensione, da immigrato, ha fatto 25 anni di miniera a Charleroi. Quindi mio fratello è rimasto lì e io volevo andarmene in Belgio del mio fratello. E ho cercato di evadere a 14 anni, dopo finita la terza media. Sono partito, ho iniziato a lavorare in un ristorante. Figurati, mio babbo, mio fratello, gli aveva detto: fagli provare veramente cos'è il lavoro, in modo, perché lui teneva che io studiassi. E gai studiati, a chi li compresco. Quindi mi aveva cercato un lavoro, dovevo studiare, e in più dovevo lavorare. E mi aveva messo: cosa vuoi fare? Io il ristorante. Al titolare del ristorante gli aveva detto: fagli fare il culo, fagli fare tutto quello, in modo che lui si prenda bagaglio e bagagliette e se ne torni in Sardegna a studiare, che ce le ha le possibilità. Poi, avendo un cognato già farmacista che voleva che io studiassi, era il loro sogno, ma li ho delusi. Ho scelto un'altra strada, da ribelle. E poi piano piano ci si. Non lo so, la vita. Se mi dici chi me l'ha insegnato, non lo so. Non c'ho una persona che mi è rimasta fissa, ho iniziato da lavapentole, lavapiatti, io non faccio il cuoco, però qua ho assunto dei cuochi che i clienti non li hanno mai voluti, alla fine vogliono me a cucinare. Ma è modestia a parte, perché ognuno fa il suo, però io mi reputo pizzaiolo normale. Dell'estero, qual è il ricordo più bello che Il ricordo più bello, quando sono andato in Nepal, avevo conosciuto questo ragazzo di Novara, pizzaiolo. Allora io ero un aiutante pizzaiolo, lavoravo all'Infinity da Fondoni, famoso, facevo plastificatore nelle barche a Baia di Tagliamento. Per poter accedere a fare l'aiutante con Gio Pizza, era una sorta di ricatto. Io ti faccio insegnare da Gio, però devi lavorare anche nel cantiere nautico, plastificatore, a fare il famoso gozzo planante negli anni 86-87. E quindi facevo l'uno e l'altro. Lavoravamo lì sia nella plastificazione che in pizzeria. Il ricordo più bello, comunque, avevo conosciuto questo ragazzo di Novara che lavorava a Punta Marana da Marrosu. Non so se conosci Marrosu, che hanno il tabacchino. Sposato, la moglie di Marrosu era di Lodè, è di Lodè. E lui era flashato, si voleva aprire un locale in Nepal. Ma perché in Nepal? Lì fai la fame, gli dicevo. No, ma è la vita che. E lì mi ha scombussolato un po' la vita, nel senso, sono andato a trovarlo, lui faceva anche 600-700 pizze al giorno, però lì poteva fare la vita bene, adagiato. Rientrandosene qua un giorno avrebbe fatto la fame, perché con il cambiamento della moneta, eccetera. Però no,
viveva in questa tribù, erano delle tribù praticamente lì in Nepal, con non era in città, erano tipo delle capanne, delle tribù che vivevano ancora come vivevano facendo meditazioni. Tu figurati, sono andato per una settimana, sono rimasto 6 mesi. Quando sono tornato, mio babbo mi ha buttato fuori di casa. Tappo, non ti narro nulla come te. Però ero più sereno, era una vita più. Certo, per un ragazzo di 21 anni, 22 anni, non è l'ideale andare in posti del genere. A meno che non sia per esperienza, perché un ragazzo a 21 anni, 22 anni, cosa vuole? Vuole vita, discoteca, donne, vita moderna, lì, di queste cose, no? Però lì eri appagato dalla mediazione, da certe cose spirituali e io posso ringraziare, quei 6 mesi forse mi hanno cambiato la vita, anche il modo di affrontare poi le problematiche della vita. Tu figurati, prima settimana sono rimasto 3 giorni e 3 notti fisso in questa posizione. Non so, facevano dei riti a base di erbe particolari che ti facevano, non so le esperienze poi da raccontare, perché poi dicevano che stavo parlando con Dio 3 giorni, ero convinto di parlare con Dio, ma purtroppo sono gli effetti di certe situazioni che loro ti danno, ti creano, che non è che ti danno, nessuno ti obbliga, è il loro mondo spirituale, a differenza tra il mondo orientale e il mondo occidentale. Noi pensiamo soltanto al business, ai soldi, alle donne, tutto il mondo dove gira, parliamoci chiaro, non la mandi poi No, in no, onda, no, perché tutto il andiamo, mondo tutto, tutto, gira tutto. intorno alla figa, ma è brutto dirlo, è No, un no, tipo, di, di, di. tutto il mondo gira intorno alla figa alla fin fine, lì non è così, lì si gira per, si uccide per mangiare, tutto ha un senso, tutto ha un senso, cosa che qua non ha più senso niente nella vita, c'ha ragione Vasto quando dice che un senso non ce l'ha, non c'è niente. Questo è il mondo occidentale, anche se siamo usciti oltre al lavoro, oltre alla panificazione, al mestiere di pizza, però. Sai, poi c'è sempre da imparare, non impari un mestiere. Io ho sempre detto, ho sempre pensato che l'arte del pizzaiolo è come un musicista, è un'arte, capito? È un'arte, non è un mestiere, non è come fare un geometra, un muratore. Il muratore già è un artigiano. Già è diverso, ma come fare il segretario, come fare il banchiere, come lavorare in fabbrica, non è. Quello è un lavoro, è un mestiere. Il nostro lavoro, che lavoro è anche arte, quindi non si smette mai di imparare. Io tutti i giorni, io ho questo ragazzo, una settimana ho imparato delle cose anche da lui, dopo 30 anni di esperienza. Si ha sempre da imparare, perché molte volte, avendo con la testa con 1.000 pensieri che abbiamo, un ragazzino che non sa fare niente nel lavoro, ti può far notare delle determinate cose che ci potrebbero arrivare più facilmente, meno, eh? E proprio questa è la vita, non si smette mai di imparare, questo lavoro non si impara mai.